a sentirla così al primo acchito, io devo dire che non solo è una bella canzone, ma anche, come dire, la regola giusta per farne un grande successo per l'estate, ed è quello che speriamo, giusto Maria Grazia? Ciao, sì, ciao. D'accordissimo. No, dico è bella, la stavo quasi idealmente paragonando a tante canzoni che poi sono belle ascoltare d'estate, e devo dire che a questa nulla manca, per cui in bocca al lupo, ve lo dico immediatamente. Sì, grazie. Figurati, si intitola Sotto il sole più caldo che c'è. Due balde giovanottelle, Veronica e Maria Grazia, che insieme si sono date un nome veramente particolare. Quale? Kimagure, capricciose dal giapponese. Ci piaceva perché era comunque un'idea così, un po' originale, diversa dal solito. Qualcuna di voi due ha studiato il giapponese? No. Ma un pochino, quando avevamo, insomma, andavamo ancora a scuola, abbiamo fatto anche, sì, studiato un po' di giapponese, così, volante, via. Quando abbiamo questa passione per i manga, no? Quindi qualche cosa di giapponese mastichiamo. Benissimo, senti, non starò lì a raccontare la vostra storia personale, perché poi l'età ad una donna, due donne in particolare, non si chiede mai, mentre ciò che interessa sono i vostri studi, che comunque in una maniera o nell'altra vi hanno molto legato, almeno al mondo della musica. Gli studi effettuati, e quando vi siete conosciute? Allora, ci siamo conosciute all'interno di della fiera dei comics di Lucca, nel 96. E da lì, insomma, con la passione comune per i fumetti, per la musica, abbiamo iniziato, insomma, a comporre le prime canzoni insieme, rigorosamente sempre pezzi scritti originali, musica e parole mie di Veronica, e da lì, insomma, è nato questo progetto, questo nome Kimagure, capriccioso, un po' così dedicato alla nostra passione per i fumetti, e abbiamo fatto un lungo percorso, insomma, fino ad arrivare a quest'estate con questo nuovo singolo. Avevamo voglia, insomma, di realizzare qualcosa di fresco, di allegro, qualcosa che, insomma, portasse un po' di una ventata di spensieratezza in quest'estate 2013. E allora abbiamo scelto fra tutte le canzoni, insomma, questa Sotto il sole più caldo che c'è, che comunque sia è un inno alla spensieratezza, all'estate, e anche un po' a prendere in mano la propria vita e lasciare indietro tutte le cose che sono vecchie, che ormai non ci danno più nulla, non ci danno più soddisfazione. Anche i ragazzi che ci hanno stancato, no? Buttiamo via anche quelli. Ma sì, certo, cominciamo qualcosa di nuovo, di meglio, di più bello, dai, estate se ha voglia di spensieratezza, di stare allegri in ogni caso, sì, alla faccia della crisi. Infatti, Maria Grazia, tu hai studiato pianoforte, solfeggio, composizione a Reggio Emilia, poi a Firenze, e Veronica invece, diplomata al liceo artistico di Lucca, ha studiato sassofono, chitarra, batteria, che è uno strumento un po' singolare per una donna, poi chitarra moderna, basso elettrico, insomma sapete suonare di tutto, vi mancano solo i bonchetti. Sì, no, diciamo che abbiamo fatto, ora Veronica mentre insomma si è laureata in architettura ha portato avanti anche gli studi musicali insieme a me, e io ho fatto per un periodo appunto pianoforte, poi insieme abbiamo fatto studi anche per la computer music, ed è stata quella l'occasione in cui abbiamo anche incontrato il nostro attuale produttore Roberto Costa, ci ha insegnato proprio come gestire il suono, come realizzare una produzione, e quindi insomma da lì abbiamo anche costruito mattoncino dopo mattoncino il nostro studio di registrazione personale. E quindi Kimagure è diventato anche uno studio di registrazione, un progetto, insomma, un progetto che si è evoluto negli anni, un mattoncino per mattoncino, appunto. Infatti, insomma, come dire, forse vi siete trovati anche nel posto giusto al momento giusto. Qual è stato proprio il posto giusto e il momento giusto? Il posto giusto e il momento giusto? Sì, per dare il là, per farvi salire quel gradino in più. Ma diciamo nel 2011 abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un brano con Carosello, poi abbiamo realizzato un video in America, e da lì sono nate tante opportunità,
l'anno seguente Veronica che ha anche scritto un romanzo bellissimo, che amo moltissimo, che si chiama Sofia. Abbiamo portato in tour sia le canzoni che il romanzo, e poi quest'anno c'è stata questa voglia di rinnovare, insomma, tutto quello, c'è stata questa voglia di cambiamento, di rinnovare, e abbiamo deciso appunto di abbiamo parlato con il nostro attuale produttore, che è Roberto Costa, sì. E abbiamo deciso proprio di così dare questa impronta così allegra, frizzante, richiamando anche il mondo dei manga, che a noi insomma ci ha dato la possibilità di conoscerci tanto tempo fa, e quindi anche la copertina, diciamo, è un po' così un omaggio a quelle che sono le origini del gruppo. Non so se l'hai vista, comunque è tutta disegnata. No, l'ho vista, molto bella, molto colorata, tra l'altro. Sì, perché l'estate vuole colore, vuole allegria, quindi insomma alla copertina doveva rispecchiare quelle che erano, diciamo, il contesto del brano. Ecco. Senti, i vostri progetti proprio per quest'estate, per promuovere questo singolo, quali saranno? Allora, noi debutteremo il 7 al Golf Club di Montecatini, faremo ospite all'interno dei quarti di finale delle selezioni di Castrocaro Terme, organizzate dalla Mucci Production. Poi lì sarà il debutto, saremo accompagnati dalle ballerine della Simply Dance Academy di Alto Pascio, e sarà, diciamo così, la presentazione ufficiale live del progetto, del singolo. E poi ci saranno altre date, che man mano, un'altra data subito, il 12 di giugno a Orentano, in provincia di Pisa, e poi man mano le date verranno comunicate sul sito internet, che in questo momento trovate con tutti i link ai social, ma che fra qualche giorno sarà online con una versione grafica un po' completamente rinnovata, un po' manga, un po' insieme con il singolo, ecco, diciamo. Il vostro sito internet, se ci dai già gli estremi, sì, per www.kimagure.it. Benissimo. Senti, un'ultima cosa prima di ascoltare questo singolo e poi dai un bacione anche a Veronica. Sì, poi te la passo. Senti, oltre a questo progetto, questo singolo, dico, avrà un seguito? Ci saranno altri singoli o un intero album? Noi abbiamo già pronti i pezzi per l'album. Ovviamente sì. Noi adesso siamo focalizzate step by step sul singolo estivo, ma abbiamo già pronte parecchie novità per quello che è l'autunno e l'anno prossimo. Stiamo preparando parecchie cose, abbiamo tante cose che bollono in pentola. Benissimo. Poi insomma ve lo faremo sapere. Beh, insomma, se saranno belle come questo singolo, ci credo, sì, ci voglio credere. Certo, noi ce la mettiamo tutta, no? Va bene, Maria, grazie, ti ringrazio. Ci passi Veronica? Subito. Ok, ciao cara. Pronto, buongiorno. Veronica, a tutti. Buongiorno carissima. Senti, ciao. Mi intriga tanto di sapere di questo libro. Ah, beh, Sofia è nata un po' così per caso, perché io ho sempre scritto, però lascio sempre i miei scritti nel cassettino. Come tutti. Un racconto si è allungato, è diventato romanzo, e poi la mia collega, che non si fa mai gli affari suoi, sì, l'ha preso, l'ha mandato a un concorso, e è nata tutta questa cosa, la collaborazione con la casa editrice Biscos. Bene. Che ha voluto farsi, insomma, carico di tutto del progetto, e il nostro produttore che ha insomma ci ha aiutato anche per la realizzazione di un disco che accompagnava il libro. Sì. E parla poi di una ragazza dei nostri giorni che si divide un po' fra il lavoro precario e l'assistenza all'università, ma che coltiva una grande passione per la musica, perché lei è una clarinettista. E quindi arriverà a un certo punto della sua vita che dovrà fare una scelta importante, quella che un po' aspetta tutti, nel senso che dobbiamo decidere se continuare lungo i binari che ci siamo costruiti oppure fermarci e ricominciare da capo. Ecco, questo è un po' il punto. Questo, sì, devo dire che comunque questo libro vi ha portato tanta fortuna, collegato a un CD, dicevi, ma anche a un tour, il Sofia Tour 2012. Com'è andato quel tour? È andato benissimo, è stato veramente molto bello, perché innanzitutto siamo stati seguiti con calore dai nostri fan, poi dalla gente nei vari posti dove siamo andati abbiamo trovato un'accoglienza meravigliosa. E poi appunto combinare comunque parole, scrittura e musica,
È stata proprio un'avventura meravigliosa. La casa editrice è stata contentissima, abbiamo avuto anche una seconda edizione con la quarta di copertina che è stata scritta da Antonio Ranalli di Musical News. Sì. Quindi insomma è stata proprio, non ce l'aspettavamo perché è iniziato così e poi invece è stato molto bello. No, io ciò che dicevo a Maria Grazia, non mi aspettavo invece un brano veramente veramente carino, veramente simpatico, che dà veramente l'idea dell'estate, il vostro, eh? Complimenti. Grazie. Senti, ce lo ascoltiamo immediatamente e ce lo godiamo dalla prima all'ultima nota. Se vuoi ti lascio la presentazione. Ok, allora, sotto il sole più caldo che c'è, Chi m'augure. A Radio Master, bye, buona giornata. A voi, ciao. Ciao. Con me quando le stelle sono magiche.